Lascialo lì, lascia il libro. Questa volta illustriamo questo importantissimo libro, facilmente reperibile, costa pochissimo. Lo dovete leggere tutti se volete essere interessati a quello che succede. Noi ovviamente leggeremo solo alcune frasi di questo testo. Ma prima di questo c'è un titolo che ci interessa. Il titolo è stato pubblicato nel 2021. Eccolo qui. Grazie alla pandemia hanno ottenuto un grande risultato, dividere il popolo. All'epoca, qui siamo nel 21, perché il giornalista aveva perfettamente capito il nesso. No, lo scopo sotterraneo ma principale, Sì, ma poi underground, sappiamo tutto, la perché cultura underground, noi diciamo io. abbiamo capito subito di chi si trattava. Abbiamo denunciato il giorno dopo l'emissione del DPCM, Sì. il governo e tutti quelli che erano correlati. Io poi sono abusato, ho abusato nella conoscenza di ciò che avviene, avveniva, avviene e avverrà all'interno del cosiddetto Ministero della Salute. Io lo chiamerei Ministero della Malattia Provocata perché è composto prevalentemente, oltre alla bassa forza che è composta esclusivamente da pezzenti, e quelli che lo gestiscono sono puri criminali, selezionati secondo principi descritti. Ma adesso Vediamo che sono se. messi all'angolo dal sistema informativo che sta finalmente cominciando a accorgersi di quello che è Beh, è successo, difficile. i signori stanno cominciando a stringere il culo. Sì, se la vedono tra Tipo di loro comunque. Speranza l'altro ieri non sapeva più che cosa dire in Non sapeva cosa Parlamento. dire perché era un personaggio completamente fittizio, completamente inventato, messo lì da un'organizzazione multinazionale che conosciamo molto bene e che dovremo poi a suo tempo illustrare. Però il signor Speranza, che spera solo nella merda di cane, il signor Speranza è un uomo molto ben collocato, così come il falso innocente Gigino, che a scorno delle false i falsi epiteti che gli danno, è un uomo di potere, è stato messo a fare. No, non lui, la famiglia, la sua famiglia. E vabbè, è un uomo di potere, è un erede di una famiglia di potere che gestisce il potere della camorra. Questa è la ragione vera per cui è stato messo Ah, no, come anche ministro perché degli esteri. non l'hanno ancora fatto sparire perché così, cioè a un altro che fosse comportato come Gigino, gli avrebbero trinciato immediatamente le gambe, l'avrebbero escluso dalle nuove elezioni, non sarebbe stato eletto, non sarebbe diventato ministro degli esteri, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, però ricordiamoci bene Cominciasse la gente a farsi le domande e a porsi delle che risposte. quando la gente si pone delle domande e si chiede per quale ragione sia stato scelto dall'Unione Europea a rappresentarla, allora è stato scelto perché Gigino Di Maio rappresenta un potere reale, che è la camorra. Potere reale. Quando noi cominceremo a capire che i veri poteri sono quelli reali e non quelli fittizi di questa pseudodemocrazia, inventata, contrattata, creata assieme tra mafia, camorra, 'ndrangheta, potere religioso, chiesa, Industriale, potere industriale, finanziario. americani e quant'altro, inizialmente per il controllo della Sicilia, ma poi per l'intero controllo dell'Italia, come giustamente viene rappresentato dall'attuale Presidenza della Repubblica. E adesso entriamo nel merito di questo importantissimo libro. Questo libro tratta ovviamente moltissimi argomenti ed è un libro di 230 pagine.
ovviamente non possiamo leggere 230 pagine, ecco perché noi vi consigliamo di acquistarlo. Ci limiteremo a leggere alcune cose che sono molto importanti. Sesso, nascite e potere, una rivoluzione culturale controllata. C'è una frase del libro di George Orwell, 1984. Vi si producevano giornali spazzatura che contenevano solo sport, fatti di cronaca nera, oroscopi. È quello che contiene buona parte delle televisioni di interesse nazionale. Non mancava un'intera sottosezione, porno sets, in neolingua, impegnata nella produzione di materiale pornografico della specie più infima. Questo è George Orwell. Dopo racconto un episodio che mi è capitato. Scriveva Aldous Huxley, tutti i libri che bisogna avere nella propria biblioteca e bisogna leggere, Ritorno al mondo nuovo. Questi libri sono stati pubblicati, ad esempio il libro di Huxley è stato pubblicato dalla Medusa, di Mondadori, negli anni 40, quindi queste cose circolavano, oggi non circolano più, ma fanno parte della non cultura generale. Il libro importante di Huxley qual era? Ritorno al mondo nuovo. Ah, ecco lì. Man mano che la libertà politica ed economica diminuisce, la libertà sessuale ha tendenza ad accrescersi a titolo di compensazione. Guarda che sta succedendo adesso. Attenzione, ricordate bene, almeno noi lo dobbiamo sapere, man mano che aumenta ufficialmente la libertà sessuale, vuol dire che diminuisce la libertà politica. E il dittatore. Basta l'attenzione che hanno sui giornali cosiddetti gay pride o gli orgogli del cazzo che li se li frega. È tutto concordato. E l'informazione che mette gli spot, mette i riflettori su delle cose che nel mondo diciamo onesto, concreto, non dovrebbe avere nessuna risonanza. Esattamente. E il fatto che questi gay pride avvengono ad esempio nella Roma gestita da quel testa di cazzo di sindaco. No, ma soprattutto da quel vescovo del cazzo che si è scordato che fa il vescovo di una chiesa. Detto da noi che siamo atei, anticristiani. Ma noi rispettiamo qui. Anticristiani noi, all'ultimo noi stadio. Noi siamo anticristiani, ma rispettiamo le persone coerenti. Certo, con se stesse. Certo. E col proprio passato. Ma tu immagina Celestino V che si sta rivoltando nella tomba, no? Dice, chi cazzo me l'ha fatto fare di essere ucciso per prendere una posizione di dissenso con il potere? E compreso Ratzinger, ricordiamoci, sì, certo. Che la lotta che c'è stata tra Ratzinger e i suoi eredi con questo gesuita è di una chiarezza estrema a chi conosce le vicende interne della Chiesa. E il dittatore sarà ben accorto a incoraggiare questa libertà, aggiungendosi al diritto di sognare sotto l'influenza della droga, del cinema, della radio, essa contribuirà a riconciliare costoro con la schiavitù che è il loro destino. Questo lo scriveva il grande scienziato Aldous Huxley in Ritorno al Nuovo Mondo, pubblicato negli anni 40 dalla Medusa Mondadori. Attenzione, io vi leggo una cosa che vi lascerà, mi auguro, piuttosto sorpresi, perché ha sorpreso anche me. Non ci avevo pensato. La società sporcacciona. Carina. Sì, la rivoluzione di Playboy. È fallito Playboy, eh? La rivista mensile Playboy è fallita. Adesso non serve più, prima era finanziata dal potere. Eh certo, adesso è fallita. Poi c'è, prima di queste, c'è stato il rapporto Kinsey. Ah, bello. Non so se ve lo ricordate. Come no, 1954.
il rapporto il grande Kinsey, ricercatore Kinsey, il grande era ricercatore... completamente falso, era completamente falso, e lì lui doveva dire che in America c'erano moltissimi omosessuali, cosa non vera, e le persone che lui ufficialmente diceva... Una cosa importante però riuscito a farla, cioè a smitizzare il terrore del sesso, che è la contro... Sono due cose completamente... Sì, però ha avuto quel giusto riconoscimento, ha sdoganato, diciamo, la perversione che c'era nel sesso e l'ha fatto diventare una cosa normale, che dovrebbe essere una società laica, normale. Sì, però ricordiamoci, questo si chiama... Senza reclusioni né in più né in meno. Questo si chiama eterogenesi dei fini. Certo. Il fine di Kinsey, e c'è scritto qua, era quello di far credere che negli Stati Uniti, che gli Stati Uniti fossero pieni di omosessuali. Ma lo scopo era uno solo. Ma io l'ho letto il rapporto Kinsey. Quello di indurre... Era un volume di 10.000 pagine. Me lo ricordo benissimo, ce l'ho da qualche parte. Lo scopo era quello di indurre all'omosessualità eterogeneità dei fini, mille. Il fine era quello di ridurre le nascite, qui voglio arrivare io, la riduzione delle nascite, che era l'ossessione dei grandi demografi. No, non erano scienziati, il più importante era Rockefeller. Finanzieri. È quello che oggi è sostituito. Finanzieri. Che oggi è sostituito da Bill Gates praticamente e da Soros. È sostituito, ma c'è lo stesso, la Rockefeller Foundation. Allora, anche Playboy, se Kinsey ha rappresentato il volto scientifico della rivoluzione sessuale, è tuttavia sul piano del costume che questo cambiamento finirà per imporsi. Allora, lo scopo è quello, accompagnare la libertà sessuale alla mancanza di libertà politica. Per cui la mancanza di libertà politica non viene percepita perché la massa è distratta dalla libertà sessuale. Come in una sorta di manovra tenaglia, negli stessi anni in cui Kinsey rivelava al mondo la sua verità sui costumi sessuali degli americani, la visione tradizionale della sessualità e della famiglia subiva un attacco micidiale dalle pagine patinate di una rivista popolare che avrebbe fatto storia, Playboy, che a me piaceva. Era una bella rivista. Era fatta molto bene. Era fatta molto bene. Pietro Cerraci, l'abbiamo appreso qui. La rivista era diretta da un amico e diretto collaboratore di Alfred Kinsey. Quindi questo è il primo aggancio, un personaggio ricco e dalle frequentazioni piuttosto enigmatiche, di nome Hugh Hefner. È a Hefner che dobbiamo la frase della rivoluzione sessuale, che maggiormente ha contribuito a trasformare il sentire, il costume e il vissuto delle masse nella direzione di un edonismo esasperato e individualistico, attraverso la diffusione a macchia d'olio di questa genere di editoria che, con un eufemismo, sarebbe stata definita porno soft. E infatti l'operazione, io l'ho capita adesso, avendo letto questo, io ho capito adesso tutta l'operazione e i mezzi che ha avuto quell'uomo. Fondatore della rivista Playboy, Hefner sarà anche in stretta collaborazione col braccio scientifico Alfred Kinsey, il punto di riferimento di una vera e propria lobby di potere interessata, oltre che a far soldi anche a influenzare la mentalità di massa. Ora, è la cosa più importante è questa, ricordatevi che nessuna operazione di massa esclude la possibilità di fare soldi, quindi voi potete capire se una persona è
associato a un sistema di potere, a quello che appunto si chiama soft power. Ha sentito i suoni? Eh? Ha sentito i suoni, noi non li sentiamo, lei l'ha sentito. Suoni di che cosa? Di suoni, suoni. 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 Ricordiamoci sempre che l'operazione è accompagnata sempre dall'arricchimento di chi svolge l'operazione. Se l'operazione non è accompagnata, vuol dire che è genuina. La rivista Playboy, infatti, viene concepita come il fiore all'occhiello di una struttura ben più vasta, di cui fa parte anche una ben finanziata fondazione omonima, la Playboy Foundation, che si distinguerà negli anni successivi di volta in volta per l'appoggio alla campagna per la liberalizzazione dell'aborto, per quella finalizzata alla liberalizzazione e alla depenalizzazione dell'uso delle droghe, persino dei rapporti sessuali tra esseri umani e animali. Oltre che per aver finanziato e sostenuto la prima organizzazione omosessuale americana, la National Gay Task Force, e di qui è nata appunto il Gay Pride e tutto il resto. C'era chi li finanziava. Oggi c'è Soros che finanzia i Gay Pride, se no non ci sarebbero tutti questi personaggi di travestiti, di vestiti di mezzo nudi, di pezzi di cazzo infilati nel culo, eccetera. Tutti questi personaggi sono burattini al servizio di Soros. Poi se uno vuole essere omosessuale se la pigliasse dove vuole, però l'operazione è questa. Sempre dalle pagine di Playboy, Hefner e la sua fondazione portano avanti una corrosiva azione contro l'idea tradizionale di famiglia, specie attraverso la rubrica delle cosiddette lettere al direttore, indirizzate da presunti lettori alla rivista, e attraverso la quale negli anni successivi si sarebbe diffusa un'immagine volutamente grottesca e ridicola di valori tradizionali, come la fedeltà coniugale e l'istituzione familiare. Quindi sono tutte operazioni ben immaginate e ben operate e concordate. Uomo potente e legato ai poteri forti, Hugh Hefner ha potuto godere durante tutta la sua esistenza del sostegno di protettori eccellenti. Segno visibile di tale legame sarà la sua premiazione per non meglio precisati meriti da parte dell'Anti-Defamation League, diretta emanazione della loggia massonica per israeliti, il Bnei Brit, avvenuta nel 1980. Queste associazioni di idee sono sufficienti o bisogna aggiungere qualcos'altro? Senza dubbio l'eredità che Hefner ha lasciato a gran parte del mondo occidentale è identificabile in una visione ludica puramente edonistica della sessualità, in cui gli esseri umani e soprattutto le donne vengono visti come dei giochi, toys, o meglio ancora come dei prodotti da consumare. E questo è importantissimo. La donna vista come prodotto da consumare, eccezionale. Li vediamo tutti i giorni queste donne, a noi ce le fanno vedere sotto tutte le forme possibili e immaginabili: grande fratello, grande sorella, gran cazzo in culo che te se prenda, e tutte queste le vediamo, sono tutti toys ultra truccate, con le facce ultra modificate, imbruttite. Andate a guardare le pseudo donne di queste trasmissioni. La personalizzazione Non ce n'è una che non sia una maschera diabolica. E queste accettano di trasformarsi in maschere diaboliche. Irriconoscibili. Oltretutto irriconoscibili. E le fanno perdono una identità fisiologica per assumerne una psicoanalitica. Esatto. E loro stesse. Psicotica.
accettano passivamente, perché quelli che li trasformano, i cosiddetti chirurghi estetici, gli dicono che li abbelliscono. Plastici, sì. Usano la parola plastica. Dicono loro che le abbellisco. Che significa molte cose, significa malleabile ed utile, esattamente. Ma significa anche aliena. Come faccia di gomma. Che non è più umano, che non è più umano, capito? Noi diremmo faccia di stronzo, loro le chiamano facce di gomma. Ma è la caduta che questa nuova mentalità avrà sul piano specificatamente demografico, quella che avrà le maggiori ripercussioni nella società e persino nella sfera economica dell'Occidente. Ricordiamo che questo libro è stato scritto 15 anni fa, eh? Questo libro? No. No, meno? Meno, meno. Prima edizione, ve lo dico subito, questa è arrivata già alla quarta edizione, prima edizione 2014. Beh, 10 anni va. 10 anni fa, è molto importante, e questa è una cosa. Poi c'è un'altra che vi voglio far vedere, perché è un termine, qui si parla di malthusianesimo. Il malthusianesimo in se stesso non dice nulla, ma ci sono delle forze occulte, che sono occulte fino a un certo punto, che operano nell'interesse di una ideologia malthusiana, cioè nel fine di ridurre la popolazione. Ora, questa riduzione della popolazione comporta tutta una serie di interventi che possono prendere ciascuno di noi, perché sono interventi finalizzati a uccidere gli esseri viventi. Un'ultima cosa. Tra le tante che ci sono qui è la teoria del caos controllato. Teoria del caos controllato. Già la parola dice tutto. Con l'H, non come scienza con l'H, ma caos con l'H fra la K e la A. Perché controllato? E voi l'avete visto con la pandemia. La pandemia è stata un'operazione di caos controllato. Di riscontro, soprattutto, di verifica di quello che avrebbe potuto fare un sistema controllato mediaticamente e dell'ufficialità governativa a danno della logica, della coerenza e della rappresentatività medica profonda, nel senso di analisi del fatto e poi, diciamo, successiva valutazione. Oh, questo avviene, è avvenuto, noi questo lo diciamo ai nostri amici, partendo da delle premesse. Prima di inventare la pandemia, questi signori hanno prima di tutto espulso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità i rompiscatole. Sì. Quelli che non volevano accettare una situazione così, esatto, degenerata. E hanno messo a capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità personaggi che io non conosco personalmente, ma siccome so da dove vengono e ho vissuto questa situazione negli anni 80, so perfettamente come funziona il sistema. Hanno riempito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di personaggi esperti solo di pubblicità e tutti dipendenti, marketing orientati, esattamente, e tutti dipendenti dalle multinazionali. Io vi ripeto, l'ho vissuta questa situazione del mio osservatorio negli anni 80, quando cominciò questa operazione. Ricordo anche, e lo dico per l'ennesima volta, che quando io ovviamente ero dipendente della più grande multinazionale, quando avvenne questo cambiamento e io vidi arrivare certi personaggi che partivano da tutto il mondo e non ce n'era un esperto di chimica, di biochimica, di medicina, erano tutti personaggi
marketing oriented. Esattamente. Formati sulla esclusivamente sul marketing. Dalle camere di commercio. Diciamo. Esattamente. Oh, ricordiamoci che le camere di commercio in Italia sono quasi tutte controllate nel direttivo della presidenza dell'associazione della Camera di Commercio da signori che hanno nomi, non si sa come e perché, ebraici. Ma guarda un po'. Ma che stranezza. Io ne ho incontrate una trentina su una quarantina, esatto. 50 che sono andato a esaminare. Ma guarda un po'. Ma che stranezza. Ma questi poverini, poverini, non parliamo male di queste persone. No, è una constatazione di fatto. Cioè lì non c'è da discutere niente. Appunto. Sono di questa etnia, evidentemente hanno una preponderanza di interesse in quell'ambito lì. Ma sono nell'interesse. O sono talmente bravi di autoselezionarsi. Di autoselezionarsi per conto loro. Comunque, quando queste persone si andarono ad insediare ai vertici della nostra azienda, tutti, e dico tutti, i dirigenti dell'azienda, che erano medici, chimici, biologi, esperti del settore, esautorati, tutti le dimissioni. Esautorati. L'obiettivo è, come già spiegato, con le buone o le cattive ti mando via, dimmi quanto vuoi oppure che cosa ti devo fare per convincerti. La teoria del caos controllato. L'obiettivo, come già spiegato ampiamente, in governo globale era quello di indurre uno stato di spirito tra le masse in modo da poter diffondere nuove prospettive che avrebbero sradicato i principi fondanti del vetus ordine, del vecchio ordine, quali la famiglia, il matrimonio, la comunità, la nazione. Attenzione che le operazioni che sono state fatte durante la pseudopandemia sono state operazioni ambivalenti, perché c'è stato il caso in cui, chiuse nelle case, le famiglie si sono anche riunificate. Quindi, ma questo capita sempre perché il caos non lo controlli, questo non l'hanno ancora capito. Nella loro prosopopea, nella loro lungimiranza occulta e comunque obnubulata, non hanno capito un elemento essenziale, che il destino non lo controlla nessuno. Comunque loro ci hanno provato, hanno creato questa situazione. Questa situazione ci è venuta ad accompagnare un altro fatto importante, la diffusione della comunicazione a distanza. Per cui nelle case, dove, nelle famiglie, dove il pater famiglia usciva la mattina o tornava la sera per andare a lavorare, questo è rimasto a casa perché poteva utilizzare il computer per lavorare a distanza. Questo magari non era stato previsto da quelli che avevano programmato il caos controllato. Creare caos controllato per introdurre poi un ordine culturale e legale precostituito. Sponsorizzare il vecchio modello antropologico di uomo per crearne uno nuovo, globale, sradicato, solo e facilmente manipolabile. Solo, ma nel momento in cui eterogenesi dei fini, la pandemia ha riavvicinato moltissimi nuclei familiari, il discorso ha avuto un intoppo. Questa era anche la tesi del giornalista Jim Kite, celebre ricercatore sulla manipolazione mentale, morto misteriosamente in ospedale durante un intervento chirurgico. Comparsa che ne avrebbe aumentato la leggenda. Egli sosteneva di essere entrato in possesso di un documento dell'FBI nel 1968 in cui si faceva esplicito riferimento al coinvolgimento di alcune band musicali proprio come i Grateful Dead all'interno band, di non band, band. Sì, vabbè, alcune band musicali le chiamo band, ho scritto band. Proprio come i Grateful Dead all'interno di un progetto di controllo delle masse. E ricordiamoci che è così, perché quando noi vediamo questi concerti in piazza e negli stadi che sono pieni di gente che va lì, soprattutto giovani che vanno lì a ululare, questo è controllo delle masse. Certo, però
non avevano praticamente nessun seguito i Red Sur Dead, non, rispetto alla notorietà che avevano altri gruppi negli anni 70. Vabbè, quello lì è uno studio relativo. Era stato un investimento sbagliato dal loro punto di vista. All'interno di un progetto di controllo delle basi federali, sosteneva Keith, avrebbero strumentalizzato questi gruppi, noi sappiamo perfettamente, il primo grande convegno in America, qual è stato? Il primissimo, ho capito, su un terreno di proprietà della... Non me lo ricordo in questo momento, vabbè, che il famoso raduno sì. del 1967 mi pare è stato fatto. Il famoso raduno sì. Che avvenne in un terreno di proprietà della... Non me lo ricordo. Della CIA, Katzigan. C'erano tutti, c'erano i più grossi gruppi dell'epoca, c'era... Vabbè, lo stesso. All'interno di un progetto di controllo delle masse, i federali, sosteneva Kate, avrebbero strumentalizzato questi gruppi per distrarre i giovani e canalizzare il loro dissenso verso quel sistema di droghe, misticismo, New Age, che stava fiorendo in quegli anni, come denunciava Frank Zappa, perché Frank Zappa denunciava queste cose. Ma c'è un aspetto importantissimo che voglio ricordare agli amici. Nel momento in cui un certo personaggio che faceva parte dei Beatles dimostrò di avere capito il meccanismo, l'hanno subito ammazzato. No, gli hanno mandato immediatamente il passo della situazione. Per cui a quel punto, qui la chiudiamo, la lettura è essenziale di questo libro, è essenziale. Vai avanti, vai, io devo fare l'intervento io. Ho concluso, fai il tuo intervento. Vabbè, mi verrà in mente poi dopo. Oh, ma guarda, è incredibile, lo so perfettamente, cioè, c'erano tutti i gruppi dell'epoca, c'era anche Joe Tex, cioè Jimi Hendrix, tutti c'erano, Janis Joplin, su terreno gestito dalla CIA. Non riesco a ricordarmelo, vabbè. Mi ricordo perfettamente, ho visto anche varie volte il film, sì. Quindi lo ricordo perfettamente. Vabbè, mi sembra che c'entra qualcosa White. No. L'isola di White è un altro grande raduno, sì. Però c'era questo altro che era prima dell'isola di White, che però adesso mi sfugge, vabbè. Io invece volevo raccontare un episodio che mi è capitato personalmente a questo proposito del caos e della distruzione dei valori morali, intendo dire, no? Ma è controllato, è tutto controllato. Perché? Allora, perché se va oltre, lo controllano, lo devono contenere. Allora, voglio raccontare un episodio che mi è capitato un paio di mesi fa, quando sono stato contattato da Radio 24, di Cruciana, gestita da una trasmissione gestita da Cruciani della Zanzara, in cui Cruciani mi invitava a partecipare di persona e non per telefono, perché già mi avevano intervistato un altro paio di volte per telefono e li avevo anche mandati a fare in culo. Mi ha insistito perché no, dicevano tu sei un personaggio che fa sicuramente audience, eccetera, devi partecipare qua in studio. E quindi mi convocò allo studio che era vicino a Piazza proprio su Piazza Indipendenza, di fronte a dove stavano i giornali, le sedi dei giornali, ricordi? L'Indipendente, il Giornale, a Piazza Indipendenza. A Piazza Indipendenza? Perché però sul lato opposto. Ho capito. Non a Piazza dei Marescialli, non Palazzo dei Marescialli, sul lato opposto vicino alla stazione, sul lato di... Vicino alla stazione, che stazione? Stazione Termini. Ah, sì. E allora vado lì, entro, era un appartamento, un bel appartamento grande, c'erano anche i servizi lì, sì, aspetta, allora c'avevo un bar, un mio amico, un bel appartamento grande, entravi e c'era subito un salone dove c'era anche la sala d'aspetto, poi c'era il corridoio che entrava dentro, c'erano varie stanze.
E ho aspettato una buona mezz'ora perché mi facessero entrare e alla fine mi chiamano, entro dentro e entro in un ambiente in cui c'erano solo tre pareti. La quarta parete era un vetro divisorio con l'altra camera successiva che stava nel corridoio. E allora praticamente era una sala di registrazione dove, o diciamo di modulazione, forse meglio, dove da una parte c'era l'impianto, gli impianti di controllo sonori, e dall'altra il vero e proprio studio. E io stavo, mi avevano fatto entrare nella parte di controllo, cioè nello studio di controllo. E però vedevo tutta la parete di là, era veramente la parete completa di 4 metri per 3, completamente diciamo a vista, e io vedevo gli ospiti e gli intervistatori che c'erano. E lì c'erano Cruciani e quell'altro che non mi ricordo mai chi, come si chiama, un altro mezzo, un poveraccio con grossi problemi comportamentali. E poi lì c'era uno che invece conoscevo, soprattutto per la voce, l'avevo riconosciuto immediatamente, che era Cecchi Paone, l'opinionista scienziato Cecchi grande Paone. Scienziato. Grande scienziato. Cool scienziato si chiamava, con la K, cool, aspetta, latino scienziato. Aspetta. Insomma, e sto lì, entro lì dentro e aspetto di nuovo il mio turno. E praticamente ho assistito a tutta l'intervista che è durata più o meno una mezz'ora e che io ho registrato, che quindi ce l'ho e la metterò in rete, in cui c'erano i due intervistatori, Cruciani e l'altro suo collega, di cui non ricordo il nome, che intervistavano Cecchi Paone, e l'argomento dell'intervista, indovinate, era talmente culturale che si chiamava culturale. Esatto. Riguardava le emorroidi. No, riguardava le dimensioni del cazzo, certo. Chiamiamolo le cose con il loro nome. Delle oiseaux, diciamo, noi siamo francesi, utilizziamo il francesismo, del oiseau. Dell'uccello. L'uccellino. Che gli arrivava in culto. In cultura, sì, cultura. Cosiddetto uccellin della comare. Allora, e appunto l'argomento dell'intervista verteva sulla dimensione dell'oiseau. Diciamo così, ecco. E quindi era una cosa che all'inizio io pensavo che fossimo in scherzi a parte, cioè che certo, questa trasmissione fosse in realtà una trasmissione di scherzi a parte, perché in vita mia non ho mai sentito una cosa del genere, e penso mai più la sentirò in vita mia e neppure nelle vite future, di una oscenità, di una volgarità, trivialità, di una come si dice? Da lupanare, proprio da lupanare, no? Nel lupanare sono leggermente più gentili. Sì, più moralisti. Perché se all'epoca si azzardava qualcuno andare oltre, arrivava chi picchiava forte e gli faceva passare la fantasia. Appunto. Beh, insomma, siamo stati lì mezz'ora, 40 minuti, forse anche tre quarti d'ora, a sentire le puttanate oscene di una volgarità che questo personaggio, che passa per essere un divulgatore scientifico, Cecchi Paone, andava raccontando in diretta, non in registrato, di cui poi potevano intervenire e tagliare e modificare, in diretta su Rete 20, Radio 24, è andata in onda, mi sembra, no, tre mesi fa, più o meno tre mesi fa, o forse anche quattro addirittura, insomma un po' di tempo fa. Ma poi lo dirò, perché la mando in rete, perché è una cosa veramente da capire la dimensione e la bassezza che hanno raggiunto questi personaggi. Questo è caos, si chiama caos controllato. Insomma, niente, sono stato lì tre quarti d'ora, alla fine mi hanno fatto un'intervista che è durata 40 secondi. Il come signor... stai? Bene, grazie a tu. Sì, in cui fra l'altro mi sono pure beccato un vaffanculo da parte del collaboratore di Cruciani, a cui gli ho detto: guarda che io esco fuori da qua e ti tiro il collo, ma io non è che lo racconto e basta, io lo faccio, anche a costo di passare dei guai, come lui sa bene
ho fatto, perché il mio sindaco all'epoca mi minacciò di portarmi in tribunale, mi ha portato in tribunale e non si è scampato di essere, diciamo, accusato di vari reati, perché il giudice ha voluto essere comprensivo con lei o con lui. Questo per dire che, insomma, sono abituato anche alla lotta fisica, non solo morale, esistenziale, politica, eccetera, o giuridica o giudiziaria. Sono abituato. Quindi, sempre nel nome del gran Dio Priapo. Priapo. Io mi ricordo, a parte il fatto che poi per un po', insomma, ho fatto un paio d'anni di judo in palestra, ma comunque ero stato abituato alla lotta politica, perché già a 14 anni e mezzo partecipavo alle lotte, alle manifestazioni, eccetera, e quindi ero abituato allo scontro anche rude, anche forte, anche violento. Adesso ovviamente siamo diventati vecchietti e le forze ci hanno abbandonato, però l'indole è la stessa. L'indole è la stessa, ricordiamoci. Quando lui si incazza sicuramente mena. Se ecco, ricordano ancora alcuni che io ho incontrato, che lui quando faceva il giocatore di cricket, mi pare. Ma che cricket? Hockey. Di hockey? Okay. Beh, vabbè, cricket, insomma. Di hockey rompeva le gambe alla gente, non è che andava molto, rompeva gli stinchi, ma sul serio. Sì. E io pure, quindi stiamoci attenti a quello che, al vecchietto che vedete di fronte a voi, perché si potrebbe incazzare e si scorda che ha 85 anni e si ricorda che c'è una ancora 40. Io sono un po' 40. Di più, comunque andiamo avanti. 87, vabbè. Allora ragazzi, era una cosa che andava detta, così sapete con chi avete a che fare. Spero che avete a che fare sia per quello che riguarda noi, sia per quello che riguarda i nostri competitori, diciamo così, ecco. Competitors! No, che il bello è che poi di là della vetrata, quel signor Tucci Paone, Cecchi Paone, mi guardava e mi sorrideva. E pensava che io condividevo, perché me lo guardavo essere fatto, io pensavo che fosse uno scherzo, fosse uno scherzo a parte, e invece era tutto reale, una cosa di una oscenità che mette paura, di una incomprensibilità del terrorismo sessuofobo, sessuale, che portava avanti in quel momento lì questa persona. Il bello è che poi faceva le lodi al suo amichetto, sì, con, diciamo, sì, connivente, sì, no, in senso ampio, connivente e convivente, connivente e convivente, che lo, diceva che lo amava, e avevano ordinato parlavano di una maternità assistita, volevano, sì, un figlio fatto su commissione. Su commissione. Il bello è che qualche settimana fa ho letto che l'amichetto l'ha lasciato. Va bene. E vabbè, questo per dire la eterogenesi dei fini, no? Ha trovato un culo più ampio. Non lo so, quanto sta, insomma. No, no, ma il bello è che dicevano che si intercambiavano. Ah, ecco, sì, sì. Si cambiavano i ruoli. Esattamente. Vabbè, insomma, lasciamo stare, non entriamo nel dettaglio. No, no, va bene, noi aspettiamo che ci cancellino, perché noi siamo pornografici e lui no, capito? Lui gode di protezioni molto alte, sicuramente. Ah, sicuro. Personale. So long, sempre. Sempre. Okay.